Celebrare il 2 giugno sono trascorsi dal 2 giugno 1946 sono trascorsi 69 anni è nata la Repubblica Italiana. Quella data storica ha segnato non solo il compimento travagliato del processo di liberazione e di emancipazione delle istituzioni e dei cittadini dell'Italia, ma anche l'inizio di un nuovo percorso di consolidamento e di maturazione della giovane Repubblica Italiana, di impegno per la pace e la cooperazione internazionale, per la costruzione di una nuova e più grande patria europea. Quel 2 giugno del 1946, che si allontana nel tempo, deve restare e resta presente con immutata intensità nei cuori nostri e delle nostre menti. Assieme dobbiamo rendere omaggio ai tanti caduti lungo l'impervio e sofferto cammino della nostra nazione verso il traguardo della libertà e della democrazia. Il 2 giugno 1946 gli italiani aprivano una nuova pagina nella storia della patria, ponendo a fondamento del vivere civile i valori della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà. Lo stesso suffragio universale dava il senso dei cambiamenti in corso, ponendo fine anche a una insostenibile discriminazione verso le donne. I problemi ereditati dalla dittatura erano enormi, le tensioni sociali fortissime, le contrapposizioni politiche aspre e radicali. Eppure la giovane democrazia sviluppò subito salde radici, garantendo voce e rappresentanza a tutte le componenti della multiforme società italiana. Con l'avvento della Repubblica, l'Italia compiva un'altra tappa del riscatto nazionale, riprendendo il cammino a fianco delle grandi democrazie dell'Occidente, sulle sue tradizionali e naturali alleate. Custodi della democrazia e delle leggi dettate dalla Carta Costituzionale, siamo tutti noi cittadini della nostra bella Italia. Garanti delle leggi sono le nostre forze armate, che si trovano impegnate in Italia e all'estero, confermando di possedere quelle qualità e quegli ideali che hanno animato lo spirito
di chi dal Risorgimento alla Resistenza e alla lotta di liberazione si è prodigato, spesso fino all'estremo sacrificio, per salvaguardare la libertà e la dignità umana, principi fondanti della nostra Carta Costituzionale. Adesso andiamo a fare, se ascolteremo e canteremo l'inno di Mameli, l'inno degli italiani, il canto degli italiani. Sarà deposta la corona sulle note dell'inno del Piave e ci sarà subito dopo il silenzio. Volevo solo ringraziare le autorità presenti, ringraziare i presenti e scusarmi e chiedere perdono a quanti non l'hanno saputo, perché non è stata improvvisata, la programmazione è stata ieri, pensavamo che questo momento fosse organizzato, ma ieri ci siamo accorti che nulla era stato fatto. Quindi scusate per l'improvvisazione, noi abbiamo ritenuto che fosse un atto doveroso, oltre che sentito da parte di tutta l'amministrazione della cittadinanza. Ringrazio di nuovo tutti i presenti e chiedo umilmente perdono a quanti non l'hanno saputo per questo evento, quando non è stato partecipato in maniera dovuta, per come si doveva. Ringrazio ancora i carabinieri, il comandante della forestale, il nostro comandante dei vigili urbani, il maggiore della capitaneria di porto e i vigili Gianfranco e tutti quanti, Peppi e tutti quanti, le varie televisioni. Salutiamo il consigliere Scambia, non ci siamo, vi chiediamo scusa, lo so, pensavamo che altri avessero organizzato. C'è anche il consigliere Minniti, candidato a sindaco. Di nuovo grazie a tutti, alla prossima.
Andiamo là sotto, andiamo noi. Thank you.
le autorità e cogliere l'opportunità per portare il saluto della nuova amministrazione come sindaco. Grazie ancora, alla prossima. Grazie a tutti.